Leva sto cane! Buongiorno! Sciacco di coglioni! Porta via sto cane! Ma buongiorno! Ma buongiorno un cazzo! Ma perché? Ma perché? Perché tu! Ti sono venuto a fare le coccoline! Mannaggia la maglia! Dove arriva di coglioni! Ma perché? Porta via sto cane! Ma è bellino! Beh, è bellino, portalo da un letto tu! No, è tanto carino! Guarda come fa, guarda come spiega. Fa! Guarda! Guardalo, come fa. Ti viene da ridere però, sempre. Ma non mi viene da ridere, mi viene da piangere. Ma dove andà? Dici che ci viene in bicicletta. E mo va. E andà. Dove andà? A fanculo. Oh, che bello, adesso ho un bicicletta. Ah, sono anche sporcato di cioccolata. Vado più felice. Ah, buongiorno a tutti, comunque buona domenica, adesso si parte, eh. Qua primo step sempre con Andrea, siamo sotto Assisi. Oggi non ci ha sfrecciato nessuno con la Graziella, dai, quella era la mia ex scuola, guarda che spettacolo, però non ci vuoi fare un cazzo. No vabbè, sta pieno, ma sta pieno di figa, oh Andrea, casino, guarda, mi sono coperto apposta io. Sì, pieno di figa. Appena rientrato, docetta, oggi mi spruzzo un po' di 107, un po' di paciuli, eccolo qua, di Isagi. Vi ricordo, vi lascio sempre la mail per qualsiasi domanda, chiedete pure, anche i tester, quindi vi lascio la mail qui sotto. Ora quanto sei bello! Che sega! Quanto sei bello! Ma trova una bella sorca, fa come gli amici tuoi! Quello si è accompagnato, quell'altro convive, quell'altro sposato, mo sei rimasto solo, trova una bella sorca! E sta con lì invece di venire a rompi con io. Ma no, io sto con te, dammi un bacetto! Ma quel con dammi un bacetto! Sì! Oh, e quanto sei bello, quanto sei bravo! Ecco! Fa una risatina! Una risatina, fa una risatina, ride sto cazzo, te sciacque, dico io, ma per piacere, tu sei uno stronzo nucleare. Ma la piaga le pensavo pure, ma c'è io, mette da sedere, dov'è tu là? Dai, da te, oh, lui fa la scappa, neanche il fatica qui da mezzo. Io li chiamo io, no? Fermate, Dio, campo! Va! Tira giù di lì! Che tiro giù? Chiudi! Ecco il tesoro! Aspetta! Aspetta! Madonna, li pecca scaduto! No, la Madonna no, eh! Sta di lì che controlla tutto, eh! Ma... c'è il VAR sotto! Mettere... Mettere, spostare di qua! Ti può diventare mulengo. Ma che vuol dire? I mulemi imparduriscono. E che fanno? Che fanno? Niente. E che fanno? È un incrocio tra il somare e il cavallo. Che fanno? E il mulo. E che fanno? Niente. E il mulo che fa? Si dà? Il mulo che fa? Si dà? Niente. No, no, non si fa niente. Non fa niente. Ma si va, si dà su? No! No! Non si fa da niente! Dai. Che si fa da? Fa da che si fa da? Mi ode, va via! Mi tremano i bracci, come mai? Guarda come ride! Mi tremo l'uccello! Guarda quanto è contento! Quando gli fa lo scherzettino! Va via! Che tardi, vattene! Quando gli fa lo scherzettino trick e track è super contento! Guarda che bel culetto! Fa sentire il sottopallino! Che... che bello! Direttamente dall'isola dei famosi è tornato, eccolo Marchino, il papà. Buongiorno a tutti. Siamo rivisti per un caffettino, com'è? Tutto bene. Eccolo qua, rappresentante numero uno del Centro Italia, per ogni prodotto tipico, per ogni cosa, chiedete a lui, eccolo, guardatelo. È anche una buona forchetta, ragazzi, quindi, Eba? Oggi certo. È silenzioso, silenzioso, silenzioso. Campa? Sì, oggi facciamo pausa. Pausa natalizia, rilassata, rilassata. Adesso pensa, che stai a pensare? A quello che mangi adesso. Sì, infatti.
Ora il primo fortunato che ha partecipato al contest acquista un articolo su www.carlettolife.com. È Davide, saluta Davide. Ciao Davide. Ciao Davide, grande, ciao, numero uno. Gioca Lukaku? Gioca Manu. De dov'è Lukaku? De Fuligno. De dov'è Lukaku? De Fuligno. De dov'è Lukaku? Ma dov'è Fangulo? Oh. Ma sta affadando Lukaku. Ale, oh, ha segnato il crotone. Crotone. Come... sei tu che porta merda. Se rompi coglione di qui. No, sono arrivato adesso. No, come no? Sì, sì. A nome dei popoli, che mica sto mangiando con te. Ma... No, quelle persone serie che fanno del bene, perché oggi guardate che mi ha fatto nonna. Agnello a spezzatino con sugo e torta al testo. Apri, apri, nonna Maria, che cazzo ci fregano gli altri. Are magniamo, eh? Che spettacolo, le nonne, ragazzi, dammi un bacio, anche se c'è il rossetto. Non mi frega niente, lasciami il segno, lasciami un bel segno. Oh, che bello, eh? Chi ha segnato? No? Chi ha segnato? Oh! Chi ha segnato? Lautaro? Lautaro, no? Oh! Lautaro! Io la magna! E me lo picco io ho buttata la lettera! Ah. Ma chi ha segnato? Ma che cazzo mi frega! Ma che fai in lavoro? Ma che tu idea ragione? Ma io sto mangiando! Costa cazzo sempre da... Ma che stai mangiando? C'è niente in tuo piatto! Ma avevi chiesto chi ha segnato! Io veramente! Non l'ho visto! E allora che stai guardando? Eccolo, eccolo! Chi ha segnato? O no? Chi ha segnato? Raga, di che vogliamo parlare? Lo può avere solo una cosa. La scarpetta! Tutto da Arzugari qui! Oh, sei un cannone! E tu intanto vedi, eh? Mi cannella io, vedi questa! Eh sì, vai, vai! Vedi quanto è contento il coccodrillo! Oh! Arzughe? Oh! Vedi che bella arzugata col sugo risugato? Io non ci voglio credere. C'è un odore di tipo di sauna, non lo so di che cosa. Cioè, guardate. Siamo a 25 gradi. Non ce la faccio a stare avanti alla stufa. Guarda, è tutto rosso. Ma io mi fo i cazzi miei. Ho capito, no, ma... Tante non te va... Levate di coglione. Ma scusa, ma che sto partita di scappo di coglione? Uno ti fa male in 25. Non capisco più niente. Guarda, sei tutto cotto. Ha segnato Luca Anno De Fuligno. De dov'è? De Fuligno. De dov'è? Ma te l'ha fatta la tua culo. Eccolo, Luca De Fuligno. Oh, non mi sono girato tanto bene, ho guardato lui portiere, zac, de trick, de l'onzaccata là. E io sono Lukaku De Fuligno e guarda, guarda, ecco, l'ho spinto di canapè, mi sono girato, come faceva la Quintana, zac, de. Mi sono fatto male come quando lavorava la Pasciana. Dio buono, ho spostato l'umuletto, ci ho chiappato il ginocchio in mezzo, mi sono fatto male. E niente, mi tocca di scappare. Guarda, sono toppicato tutto. Lautaro! Chi? Lautaro! Ti ha segnato? Chi ha segnato? Oh! Lautaro! Chi ha segnato? Ah, dall'ultimo! Di sinistro! Chi ha segnato? Chi? Ma chi? Pacchini! Pacchini? Ma che, i pomodorini? L'ha fatto entrare! La chi è? Che mancava un quarto d'ora. Ma che stai di giocare lì? Chi è? Oh no, come si chiama? Oh. Pacchini! Come? Pacchini! Ma Pacchini che? Oh, te ne fanculo! Ha segnato quello! Va. Ma Pacchini non è possibile, è i pomodori! Pacchino sta e sto stronzo! Che ha messo lo scorcio! Tu salame! Gioca, cammina! Risponde! Toccate! Risponde! Toccate! Bello, chi ha vinto? Chi ha vinto? No, no. Chi ha vinto?
Chi ha vinto? Secondo io piazza, stronzo! Chi ha vinto? Chi ha vinto? Stavolta, Paolo! Fermo! Dai, Marco hai le carte! Dai! Marco hai le carte! La puntata di Hogan ti ha dato! Con le Hogan! Marco hai le carte, Dios! No! No, eccoli, Che preghiera, Bella. Con Zanzan finale. Ormai sono diventato così tecnologico che riesco anche a rispondere con il computer sui commenti di YouTube. Sai che faccio? Mamma mia, come vuoi. Ragazzi, è vero, avevo promesso la ricetta della torta al testo, ma nonna non l'ha voluta fare. Io non ci posso fare niente, raga. Non so come fare. Adesso spero che entro il 6 gennaio riusciamo a fare sta ricetta. Però non ve la prendete con me. Io anche ho detto di sì, ma sono anziani, ragazzi, hanno i loro tempi. Quindi non preoccupatevi che la faremo sta ricetta. Non preoccupatevi. Però capite anche che sono anziani, hanno i tempi loro. Quindi non è facile nemmeno per me. Cioè costruire a fare una cosa, dopo la fanno a vacca e non c'ho voglia. Quindi voglio fare le cose sempre fatte per bene. Ci vuole tempo, raga. Voi di mica avete campato finora senza sta ricetta, mo adesso moriremo tutti di fame perché non c'avevamo la ricetta della torta al testo. Dai, abbiate pazienza, stringete ancora i denti, io intanto me la so magnata, ma poi sicuramente entro il 6 proverò a fare sta ricetta, mi ci impegno, però non è facile, non dipende nemmeno da me, ok? Grazie. Questo è per te. Dai, magnalo. Non cominciare mica io che te butto via. Ma assaggialo. 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 Il CDS venditore di no. Abbassare a uno. Assaggialo. Secondo me da VAR. Consultiamolo, consultiamo, incredibile. Assaggialo. Il CDS venditore di no. Abbassare a uno. Assaggialo. Secondo me da VAR. Consultiamolo, consultiamo, incredibile. Mannaggia, non si riesce a capire, stanno pensando, il VAR è sempre attivo. Intanto non si sa, per ora ammonizione. Ammonito. Provelo, assaggialo. Ma che sciacquo di coglione. Assaggialo. Non mangialo per te. Ma che è? Dimmi che è. Ma che cazzo. Che è? Dai, nonna Maria, fai vedere un po' da nonno come si mangia il sushi. No, lui non è che non gli piace. Ha preso a dir fa cosa. È vero? No. Oh, è vero o no? Oh. È vero? Sì, ma mangialo per te. Ma che? Ma io cerco. Che? Il ciuccio, il voglio. Te l'ho chiesto mai? Vuoi il sushi, to? Guarda. Ma guarda che te butto via. Piero. Comunque c'è sempre anche lui a pranzo, a cena. Ormai, si mangia bene a casa. Addio. Ragazzi, chattatelo, vi aspetta. Grazie Luca, grazie del sushi. E voi non ci crederete, abbiamo superato ogni record. Siamo a 26 gradi. Ma com'è possibile 26 gradi? Spiegamelo per favore. Spiegamelo. No, tu spiegalo perché ti fai cazzo degli altri. Ciao Danilo, sei un grande coccodrillo. Sei un coccodrillone. Ti salutiamo, un abbraccio, ciao. Numero Ciano, uno. Ciano. Anche lui ha vinto il contest. Quindi lo taggo subito. Ora vi saluto che domani mattina rinizio a lavorare, quindi mi sveglierò molto presto e niente. Sti 4 giorni si sono divertiti, dite la verità. Adesso sarà sti 2 giorni un po' così, perché col lavoro e tutto, non essendo sempre fuori casa, è dura. Cioè nel senso portare avanti Instagram è dura, no, anzi mi ritengo fortunato. Però è dura portare avanti Instagram, ci proverò come sempre, abbiate pazienza, io ci sono sempre, poi il 6 si sta insieme, il 7 è il mio compleanno, quindi più di così, piatto ricco mi ci ficco. A domani, notte.